Darei la parola ora per guardare che cosa succede dall'altra parte dell'oceano a Charles Pisor, Director Commodity Research and Product Development, CME. Spero di aver pronunciato il nome, che questa volta è piuttosto complicato. Lei è un habitué perché è al terzo anno che è qui ospite del forum. Good afternoon, and I'd like to thank... Buon pomeriggio e vorrei ringraziare CLAL per dare alla CME la possibilità di intervenire nuovamente nel corso di questo forum. Bene, partiamo con la presentazione. Quello di cui parlerò oggi sono i contratti spot, i contratti futures e le opzioni che vengono offerte dal gruppo CME. Poi vedremo il mercato o i mercati, la tiro caseari CME, quello che offriamo, e poi faremo un raffronto tra i diversi mercati dei futures disponibili a livello mondiale. Allora partiamo con i contratti spot proprio del CME. Beh, noi offriamo tre contratti per quanto riguarda i mercati spot: contratti per il formaggio, per il burro e per le polveri, sostanze di latte. Questi contratti hanno alcune somiglianze quanto alle specifiche. In questo senso voglio dire che quando abbiamo un contratto spot per il formaggio avremo un range di peso, e cioè tra 40 e 44 mila tonnellate di cheddar, piuttosto che un blocco, e cioè una dimensione di 40 libbre, e possiamo avere anche un barile che può essere fornito, un barile in fibra corrugato piuttosto che un barile in acciaio. E questi contratti sono sostanzialmente scritti e definiti in modo tale che si sappia ciò che si deve portare sul mercato affinché venga venduto, e l'acquirente sa che cosa riceve sul mercato spot. Sarà sempre la stessa cosa: il formaggio si saprà che dovrà soddisfare certi requisiti, e se questo tipo di requisiti non vengono soddisfatti ci sarà uno sconto sul prodotto o sul contratto che si acquista. Oltre a questo vi sarà un grado che deve essere soddisfatto. Per il burro, ad esempio, un grado AA come specifica. Per quanto riguarda il latte ci sarà una certa specifica, un certo grado, e cioè A. E quando si acquista si sa che cosa si riceva e che tipo anche di confezione, ad esempio senza pellet quando viene consegnato, o piuttosto che con i pellet, a seconda appunto di ciò che si acquista. Ecco, si sanno poi anche quali sono i requisiti a livello di documentazione che devono accompagnare il prodotto quando si acquista o si vende. Oltre a questo, un certificato di gradazione, di grado, per cui per quanto riguarda il burro un certificato AA che è rilasciato ad esempio dagli Stati Uniti. Per quanto riguarda il latte scremato in polvere ci vuole il certificato di analisi che identifica proprio le specifiche di quel prodotto. Ora, come acquirente si saprà che si ha l'opzione per quanto riguarda il burro, il latte scremato, che il prodotto, se accompagnato da un certificato di analisi o da un grado, avrete però la possibilità di far rivalutare, rianalizzare il prodotto in modo tale che si sia certi di ciò che si riceve. Questa è un'opzione che si può utilizzare pagando. Se il prodotto non soddisfa le caratteristiche, il venditore dovrà sostituire il carico entro 3 giorni lavorativi, e cioè il prodotto deve essere reso disponibile entro 3 giorni in modo tale che possa essere ritirato. Oltre a questo deve essere mandata alla stanza di compensazione tutta una serie di moduli: identificazione dell'acquirente, identificazione del venditore il giorno dopo la vendita, in modo tale che tutto venga fatto corrispondere e si possa procedere all'emissione delle fatture e possa essere
di conseguenza liquidato il pagamento. Il mercato spot viene utilizzato per pagamento e trasferimento immediato. Quando si parla dei tre prodotti, burro, formaggio, latte scremato in polvere, questi devono essere disponibili al ritiro entro 7 giorni lavorativi. Il venditore deve rendere disponibili questi prodotti entro questo periodo di tempo, altrimenti c'è una multa che la borsa merci farà pagare al venditore. Il compratore, se non ritira il prodotto dagli impianti produttivi o dal magazzino del venditore, dovrà pagare una multa. Dunque bisogna fare in modo che il prodotto venga movimentato il più efficientemente possibile, perché è questo che in qualche modo deve fare un mercato spot. Il mercato è stato concepito per piccole quantità, il che significa che il mercato spot del CMI non è un contratto di acquisto, diciamo, di merci per un'azienda, ma viene utilizzato per soddisfare necessità di breve termine. Allora, diciamo che voi siate un produttore di burro e avete un contratto con una catena di supermercati e ad un certo punto si arriva all'estate e in genere la produzione di latte in estate diminuisce, il che significa che anche il contenuto tenero di grasso nel latte si riduce. Allora, se voi come produttori non avete sufficienza panna o crema per produrre burro, si va sul mercato spot e si acquisterà un lotto appunto di burro per soddisfare le necessità per poter vendere il burro al vostro consumatore finale, in base al quale appunto con il quale avete un contratto da soddisfare. Per cui in questo caso possiamo utilizzare il mercato spot anche per aggiustare, per adeguare le scorte. Ora, se io ad un certo punto ho una riduzione delle scorte, posso andare sul mercato spot e acquistare, o viceversa posso vendere se ho troppe scorte. 5 giorni alla settimana, 260 giorni all'anno, posso movimentare il prodotto se ne ho bisogno, per cui posso venderlo, posso acquistarlo. Vediamo ora i contratti futures. Beh, intanto sono contratti con delle specifiche standardizzate. Utilizziamo i contratti del latte come esempio. Ora, noi sappiamo che sono 200.000 libbre di latte, sappiamo che il contratto ha un limite di prezzo giornaliero. I limiti di prezzo giornaliero sono la quantità di movimentazione del prezzo nell'ambito di una giornata in borsa. Ad esempio, ipoteticamente, diciamo che il latte venga tradato a $1, il contratto del latte ha un limite di 75 centesimi, che significa che in una giornata in borsa il latte può salire o scendere di 75 centesimi, cioè può arrivare a 75 e può scendere a 25. Questo è il range di negoziazione del prezzo. Questo è un modo per sapere quanto in alto può andare il prezzo e quanto in basso può andare il prezzo del latte. Il giorno successivo, se il mercato, diciamo, fissa un prezzo a 75, ancora una volta possiamo avere un movimento di 75 centesimi in alto o in basso durante appunto una sessione di borsa. Ecco, questo ci dice anche come il contratto può essere liquidato. Le liquidazioni vengono fatte dalla CME presso il Dipartimento Agricolo dell'Agricoltura americano ogni mese. Poi l'USDA, per cui il Dipartimento di Agricoltura, sostanzialmente serve grossi produttori di burro e di formaggio e di latte di polvere, in polvere, lo fanno tutte le settimane e questo è un modo per sostanzialmente equilibrare i prezzi. Lo fanno alla fine del mese ed è alla fine del mese che liquidiamo i contratti di formaggio piuttosto che i contratti di siero, piuttosto che i contratti di polvere di latte scremato, eccetera, classe 3, classe 4. Ora sappiamo che i contratti hanno delle specifiche che sono standardizzate. Cosa significa questo per voi? Beh, vi consente di compensare o controbilanciare i contratti. Cosa significa questo? Significa che se oggi voi andate sul mercato e acquistate un future e tenete quel contratto per, diciamo, un minuto, due minuti, un giorno, una settimana, un mese, 6 mesi, 8 mesi, un anno, 2 anni, beh, possiamo ritornare sul mercato in qualsiasi momento e vendere quel contratto.
a chiunque sul mercato, non dobbiamo rivendere quel contratto della persona dalla quale l'abbiamo comprato. Questo significa che possiamo vendere, scambiare i contratti con chiunque operi sul mercato. Ora, l'unica cosa che non viene standardizzata in un contratto future è il prezzo. Ora è il mercato che determina, che stabilisce il prezzo, come Angelo ha fatto vedere nella sua presentazione e come anche il collega prima di me, è la domanda, è l'offerta, il clima, anche le condizioni meteorologiche. Le condizioni di mercato possono cambiare in qualsiasi momento e questo causa una fluttuazione dei prezzi nell'ambito proprio del mercato dei futures. E ciò che avviene è che le informazioni vengono portate o arrivano in borsa, sono informazioni che arrivano dall'esterno, circa, che ne so, le previsioni dei prezzi fra 6 settimane, fra 8 settimane, fra un mese, fra un anno, e lì si guardano le informazioni anche relative alle condizioni meteorologiche fra 6 mesi, se stiamo arrivando vicino all'estate c'è la previsione di una siccità che ne so in California. Tutto questo fa sì che i prezzi possano fluttuare. Possiamo avere anche una riduzione della produzione, dunque un cambiamento dei prezzi a causa delle variazioni della produzione. Ora, questo ovviamente significa dover tener conto di tutte le materie prime che vengono utilizzate per la produzione di formaggi, per esempio, no? Latte, acqua, eccetera. Perché sono condizioni che poi portano alla fluttuazione dei prezzi. In un contratto possiamo avere o la consegna fisica, il che significa che dobbiamo ritirare quel prodotto, diciamo formaggio cheddar, per cui se è un contratto futures per consegna fisica dovremo ritirare quel formaggio. Però abbiamo anche un contratto per liquidazioni in contatti. Per cui vi sono alcuni operatori che preferiscono un contratto in liquidazione cash, il che significa che alla fine del mese, se il contratto si è ancora in mano al contratto, si riceve il pagamento, si fa il pagamento secondo la posizione che si ha in quel contratto futures, se si è un acquirente o un venditore. Ora però il contratto vi obbliga o a consegnare il prodotto fisico o a fare quel pagamento. Poi le funzioni di un contratto futures, beh, intanto la gestione del rischio, cioè che cosa dobbiamo gestire? Bisogna gestire il prezzo, il margine, si può bloccare ad esempio un prezzo con un contratto futures. Il precedente relatore ci ha fatto vedere le oscillazioni, no, del prezzo del latte e il range di stabilità. Questo è quello che si fa con i contratti future, si stabilizza il prezzo di mercato può salire e scendere e si utilizza un future o un option per in qualche modo creare una strategia nell'ambito di un certo tempo per favorire quelli che sono i margini della vostra azienda in quel periodo di tempo. E ancora una volta poi i contratti futures possono essere utilizzati come price discovery, e cioè cercare di capire quali saranno i prezzi di quel prodotto utilizzando tutte le informazioni che vengono dai fornitori, dai produttori, dai venditori, dagli speculatori. Tutte queste informazioni affluiscono, arrivano proprio sul mercato e ci aiutano a determinare il prezzo di un determinato prodotto. Poi integrità finanziaria. Quando si tradono futures e opzioni, a seconda di quale contratto si utilizza, alla fine del contratto, se si ha in mano quel contratto, si riceverà un pagamento comunque, c'è la garanzia proprio del pagamento. Poi in altri casi, se il contratto prevede la consegna fisica, se alla fine del periodo avrete in mano il contratto, riceverete il prodotto fisico. Anche se l'altra parte, per cui la controparte in qualche modo ha problemi, il vostro pagamento sarà garantito, o la consegna del prodotto sarà garantito. Questo perché? Perché la borsa merci di Chicago sostanzialmente ha una stanza di compensazione, una clearing house, che garantisce tutti i contratti
che siano contratti su prodotti agricoli, energetici, piuttosto che prodotti lattiero-caseari, il pagamento viene garantito. Ora vediamo ora di opzioni su futures e cerchiamo di capire di che cosa si tratta. Il diritto ma non l'obbligo. I future, quando si acquista, si è obbligati a fare il pagamento finale quando si liquida il contratto, per cui riceverete il prodotto fisico quando il prodotto, quando il contratto scade. Quando invece parliamo di opzioni abbiamo il diritto ma non l'obbligo, il che significa che se abbiamo una call option acquistiamo il diritto di entrare sul mercato di futures e ricevere un contratto che sia di acquisto o di vendita. Lo stesso vale per una pull option, cioè il diritto di vendere un contratto sul mercato di futures, per cui sui futures. Le posizioni nelle opzioni, come acquirente di opzione si riceve il diritto. Se si ha in mano un'opzione e se si entra in una situazione di in the money, e cioè quando andiamo oltre il prezzo strike, se in quel momento avremo due opzioni, riceveremo due opzioni che vi consentono di capire cosa fare con l'opzione. Possiamo o vendere l'opzione perché quell'opzione in quel momento ha un certo valore, oppure possiamo esercitare l'opzione in un contratto future e a quel punto prendere il contratto future e ritirare il prodotto o ricevere il pagamento. È parte di una strategia. L'obiettivo finale è quello di gestire i profitti, gli utili e i margini. Ora, come venditore di un'opzione si ha l'obbligo di fornire i diritti. Se io vendo un'opzione e l'opzione entra in the money, a quel punto sono costretto, obbligato a dare alla controparte i diritti a entrare sul mercato dei futures e ottenere tutti i benefici legati a quel contratto future. Le opzioni offrono una maggiore flessibilità di gestione del rischio. Ci sono circa 25 diverse strategie che si possono utilizzare con le opzioni, mentre un contratto di future è semplicemente o un contratto di acquisto o un contratto di vendita. Con le opzioni possiamo acquistare una call, acquistare un pool, vendere una call, vendere una pool, per cui sono diverse strategie che possiamo utilizzare, strategie che possiamo collegare a un contratto future. Con un contratto future siamo un po' limitati, con le opzioni abbiamo più strumenti per gestire il rischio. Allora vediamo un attimo i volumi e anche di chiarire un po' la terminologia volumi rispetto a interesse. Cos'è volume? Il volume è il numero di contratti tradati. Che cosa significa? Allora, se siamo sul mercato dei futures e acquistiamo un contratto piuttosto che vendiamo un contratto future, si tiene quella posizione, quello non è volume perché il contratto non è ancora stato controbilanciato. Quando si controbilancia un future e un'opzione, a quel punto diventa volume. Nel 2014 abbiamo tradato qualcosa come 1.778.000 contratti in future. Quando parliamo di open interest, sono volumi dei contratti in essere. Qui vedete appunto i contratti sui futures, 100.000, opzioni 128.000 e tot. Allora, che cosa significa open interest? Che cosa mi dice quando guardo questi dati del open interest? È un parametro o una misura di liquidità. Che cosa intendo per liquidità? Più contratti noi abbiamo in essere, significa che possiamo entrare sul mercato e tradare, ed entrare dunque e uscire dalle proprie posizioni in maniera più efficiente, in maniera molto più rapida, al prezzo che vogliamo o che abbiamo settato. Ed è questo che significa open interest. Maggiore è l'open interest, più i mercati convergono, più i prezzi convergono, più liquidità sul mercato, più operatori ci sono sul mercato, più rapidamente, più efficacemente si può entrare o uscire dalla propria posizione. Open interest però non si applica ai contratti spot, perché i contratti spot prevedono una consegna immediata, non c'è nulla in essere. Poi vediamo ora rapidamente un po' la storia del CME.
Abbiamo iniziato nel 1898 il mercato spot e cash per il burro. Spot, cash e fisico sono la stessa cosa, sono diversi modi per chiamare lo stesso mercato. Poi qui vedete che nel 1919 abbiamo lanciato i futures sul burro e poi 1929-1941 abbiamo introdotto i contratti spot o cash per il formaggio, 1996 abbiamo reintrodotto i futures sul burro, li avevamo ritirati perché non erano efficienti, poi li abbiamo reintrodotti. Qui vedete che abbiamo poi nel 96 i futures sul latte e poi nel 1997 abbiamo reintrodotto i contratti cheese, spot e cash. E lo vedete appunto sulla diapositiva. 1998 per le polveri di latte scremato e abbiamo continuato a espandere i contratti nel 1999 siero, polvere di siero, e poi nel 1998 abbiamo reintrodotto i contratti futures sul burro, reintrodotti nel 2010. Qui abbiamo le opzioni e i futures che abbiamo attualmente per i sei prodotti e poi vedete i contratti spot. Vedete che accanto e tra parentesi c'è il termine fisico che è intercambiabile con spot. Vediamo ora le altre offerte a livello mondiale. Euronext, vedete latte in polvere scremato, abbiamo poi siero, abbiamo poi il burro lattico non salato, Nuova Zelanda, vedete polvere scremato intero, burro EX, burro, siero e polvere di latte scremato, e poi GDT che è una borsa, in realtà fanno aste. Poi per quanto riguarda il mercato secondario, qui si tradano prodotti specializzati, diciamo che si vuole tradare un concentrato di proteine del siero, che ne so, non c'è un contratto futures per quel prodotto, ma se io vado sul mercato lattiero caseario e trovo qualcuno che è disposto a fare un contratto e stabiliamo le condizioni, i prezzi e tutte le caratteristiche sulle consegne piuttosto che sul pagamento, a questo punto posso scrivere un contratto OTC con quel produttore, posso utilizzarlo anche come meccanismo di hedging, di copertura. Ora, quando parliamo di prodotti OTC, questi non sono garantiti, sono garantiti dalla forza, diciamo, della controparte, per cui se noi abbiamo un contratto OTC con una controparte e quella controparte fallisce, diciamo 6-7 mesi dopo aver siglato il contratto, non c'è la possibilità di avere una garanzia, come invece vale per un contratto futures dove la garanzia è fornita dal CME, per cui insomma sostanzialmente dovete guardare la bontà della controparte. Ora, gli OTC possono essere molto simili ai futures, ma possono prevedere diversi meccanismi di compensazione, per cui sono prodotti o contratti, diciamo, disponibili sul mercato, che però non sono controgarantiti da nessuno. Qui vediamo il raffronto proprio a livello di prodotti sui diversi mercati. CME, qui vedete liquidazione, vedete poi che abbiamo 24 mesi di quotazioni, vedete qui le tonnellate in dimensione, i tipi di contratti della CME. Qui vedete appunto per i contratti del latte 20 tonnellate, siero, polvere di siero 20 tonnellate. Noi offriamo tutta una serie di strumenti molto ampli per gestire i rischi con tutte queste opzioni e con tutti i contratti di futures. Qui vedete quelli che sono i volumi tradati, 1,7 milioni, NZX utilizzano i prezzi GDT per liquidare i contratti, contratti che sono liquidati in cash, tradati 18 mesi, dimensione del contratto 1, futures e options solo per polvere di latte intero, per tutto il resto vedete hanno solo futures, volume 102.000 sostanzialmente. Euronext, SMP, poi siero, burro,
hanno deciso di passare alla metodica di consegna del prodotto. Vedete che alla fine questo viene applicato a SMP, siero e burro. 18 mesi, anche una volta futures per il 2014, non sono riuscito a reperire i dati per i volumi. EEX, vedete burro, poi siero in polvere, SMP, ancora utilizzano una liquidazione in base all'indice Eurex e 18 mesi, 5 tonnellate e offrono solo futures per i loro prodotti, volumi 2.400 contratti nel 2014. Ora, qui avevo aggiunto anche le coperture, ma fa parte di un'altra presentazione e devo saltarla, mi scuso per questo problema. Ora, per concludere, abbiamo parlato del mercato spot, futures e option, abbiamo parlato del CME, abbiamo fatto un raffronto, abbiamo parlato delle specifiche, sono prodotti questi che vengono garantiti dalla borsa, vi ho fatto un po' la storia del CME, abbiamo, come dicevo prima, fatto un raffronto dei diversi prodotti per il settore lattiero-caseario disponibili a livello mondiale. Io con questo avrei concluso, grazie mille per l'attenzione, e qui vedete i miei contatti e, come al solito, la dichiarazione dei conflitti di interesse alla fine della presentazione. Grazie mille. Grazie a Charles Paisor. Un chiarimento, la durata minima e massima di questi contratti, mi pare capire come massimo 24 mesi, è corretto? La durata minima dei futures. E poi ho, lei ha detto ci sono 25 diverse strategie che si possono adottare per gestire il rischio. Ci può fare qualche esempio? Non tutti i 25, ma Si può vendere un'opzione put e si può acquistare un'opzione call. In questo caso si sblocca il prezzo, si blocca il prezzo massimo del prodotto e si blocca anche il prezzo minimo del prodotto. Per cui se il prezzo inizia a scendere, noi abbiamo bloccato il prezzo minimo, indipendentemente da quanto crolli il prezzo, noi abbiamo bloccato il prezzo di vendita, mentre per quanto riguarda il prezzo in rialzo, noi abbiamo bloccato il prezzo massimo di acquisto, e se il prezzo del prodotto continua ad aumentare, noi comunque abbiamo bloccato il prezzo massimo, per cui indipendentemente dal rialzo dei prezzi, voi comunque avete bloccato il vostro prezzo massimo che pagherete, che ne so, se avete bloccato un prezzo massimo di 25 e il prezzo arriva a 28, il vostro contratto vi dice che voi comunque pagherete 25. Questo è un esempio semplice di una strategia, diciamo semplice, che si può fare utilizzando le opzioni. Ora, come dicevo prima, quando abbiamo i futures abbiamo i richiami di margini, per cui i futures salgono e scendono durante la giornata. CME fa una verifica del mercato due volte al giorno, una volta la mattina, una volta al pomeriggio, guardano i prezzi, guardano le posizioni, e se un operatore ha fatto denaro in quella giornata non c'è il richiamo dei margini. Se invece la posizione perde, sostanzialmente bisogna chiamare un broker, o il vostro broker vi chiamerà, vi dirà dovete aumentare la somma depositata nel conto margini, e bisogna in qualche modo fare che i margini del conto siano in linea con i margini che verranno richiamati. Se si inizia a utilizzare futures, option e diverse appunto strategie di questo tipo, beh, questo vi può aiutare anche a gestire il problema dei richiami dei margini. È molto complesso, che non posso descrivere tutto, ma è giusto per darvi qualche indicazione di come si possono utilizzare queste diverse strategia. Grazie. Volevo ringraziare il professor Thiele e Charles, io lo chiamo, sono particolarmente, io apprezzo i futures, una cosa difficile, però dobbiamo pensarci su. Li ringrazio, che è già il terzo anno che Charles viene, che è un grande amico di Clal, come anche il professor Thiele. Noi andremo avanti con questi studi, vogliamo approfondire il più possibile.
C'è una domanda, la facciamo subito con un fuori tema, un fuori programma. Chi? No, nome e cognome, che così... Lorenzo Petrilli, buongiorno. Vorrei sapere che tonnellate trattate all'anno di latte in polvere e di burro. Vorrei inoltre sapere se è un sistema utilizzato per i prodotti lattiero-caseari solo dalle grosse compagnie o anche dalle piccole latterie. Grazie. Questa domanda direi che va benissimo sia per Charles Pizor che poi successivamente anche per Michael Nolan. Beh, io avrei però una richiesta di chiarimento. Quando lei dice tonnellate, sta parlando dei contratti futures o sta parlando del mercato spot? Ok, per i futures. Allora, non è ottimizzato non è ottimizzato per le grosse aziende. Quando noi abbiamo avviato i contratti per il settore lattiero caseario avevamo 50 o 100 tonnellate e volevamo che i piccoli produttori tradassero i contratti, cosa che non è avvenuta. Allora, quello che abbiamo visto è che negli Stati Uniti abbiamo i grossi produttori lattiero caseario che operano sul mercato, oppure i produttori passano attraverso le cooperative per poi andare sul mercato, per cui a livello di cooperative i piccoli produttori si uniscono e poi acquistano o vendono posizioni sul mercato futures, utilizzando i volumi aggregati, diciamo, dei piccoli produttori. Ora, per quanto riguarda le tonnellate, ora non ho sotto mano il dato, però insomma posso in qualche modo farglielo avere. Ad esempio, se vogliamo una copertura, latte liquido, sul mercato europeo dei futures, 5 tonnellate di burro sono un contratto, 5 tonnellate di latte in polvere sono un contratto, dietro 5 tonnellate di burro, dietro 5 tonnellate di latte in polvere abbiamo 100 tonnellate di latte crudo per produrre 5 tonnellate di burro e più o meno 9 tonnellate di latte in polvere scremato. Per cui se vogliamo una copertura sul mercato dei futures contro 100 tonnellate di latte al mese, a quel punto bisogna vendere un contratto di burro e due contratti di latte scremato in polvere, il che significa che in un anno per questo tipo di strategie abbiamo bisogno di 1,2 milioni di chilogrammi all'anno come produttore di latte se si vuole operare sul mercato dei futures e se vogliamo prenderci una copertura sul 100% del latte, il che significa che ci vuole un grosso produttore di latte oppure ci vuole una organizzazione lattiero casearia oppure bisogna che intervengano anche i trasformatori. Microfono per cortesia. The quantity traded by global dairy trade, because at every auction you have the quantity traded. We don't know what's happened in Chicago about quantity, because it talk about money, but if we are talking about liquid milk, it's a big volume. If we are talking about AMF, it's a small volume in tons. You repeat that again? Il signor Thiele ci ha detto i quantitativi di burro. Il signor Thiele ci ha detto i quantitativi di burro e di latte in polvere trattati
all'Eurex. Noi sappiamo, perché a ogni asta escono i quantitativi trattati di burro e di latte in polvere, oltre agli altri prodotti, al Global Dairy Trade. Vorremmo sapere i quantitativi trattati a Chicago di burro, perché se parliamo in valore di economico, di soldi, se il latte liquido è un quantitativo enorme, se è AMF è un quantitativo non così grande. Well, with GDT, GDT. Allora, il GDT non è un mercato futures, non è la borsa dei futures, è un mercato d'acquisto sostanzialmente, lo so, però noi sappiamo quante tonnellate vengono scambiate lì, non sappiamo quali sono i volumi, quali sono le tonnellate di burro e di polvere di latte scremato. Ok, lo calcolo e poi glielo faccio sapere. Grazie, grazie mille.